Allora, buonasera a tutti, grazie per la presenza. Sono qui, diciamo, a presentare, per chi già non lo conoscesse, l'architetto Mastrovito, che si è occupato del documento programmatico di rigenerazione urbana di Alberobello, un lavoro che è cominciato dal 2018, che ha avuto praticamente un po' di difficoltà, soprattutto determinate dai 2 anni di pandemia. Avremmo preferito che questi incontri si fossero potuti, diciamo, effettuare prima, però purtroppo abbiamo avuto questo ritardo. Però il documento programmatico è stato generato, ritengo abbia delle caratteristiche molto interessanti, perché è uno studio nuovo per la nostra città, che, come sappiamo, non riguarda soltanto la nostra zona monumentale, ma riguarda anche e soprattutto il resto del centro urbano, che sicuramente in termini di rigenerazione urbana ha bisogno di attenzione. Quindi noi sappiamo che adesso, con i fondi, diciamo, del PNRR, ma anche con altri tipi di fondi specificatamente determinati a queste problematiche, diventa importante per Alberobello avere un'attenzione al bello anche al di fuori del centro monumentale, al migliorare le condizioni, diciamo, urbanistiche della nostra città. D'altra parte, un documento di questo tipo è fondamentale per affrontare anche problematiche urbanistiche d'altro tipo, che da qui a breve, diciamo, l'amministrazione può incontrare. Questa sera quindi cominciamo un tour di incontri. Questo, diciamo, dovrebbe riguardare in prevalenza il confronto, appunto, con le tematiche che riguardano, appunto, gli operatori, diciamo, produttivi della città. È chiaro che questo processo di partecipazione diventa fondamentale per poter poi dare, appunto, un iter approvativo dello stesso documento. Però, per non protrarmi oltre, poter lasciare anche spazio ad eventuali interventi dei presenti, passo subito la parola all'architetto per la sua illustrazione. Intanto vi ringrazio per l'ospitalità qui a Alberobello e soprattutto, diciamo, come ho già detto nella conferenza stampa di presentazione del quadro conoscitivo, sono, come dire, onorato professionalmente e culturalmente di occuparmi di una città come la vostra, non solo sito UNESCO, ma sito città patrimonio dell'umanità che, specialmente in questo periodo, dovrebbe consegnare al mondo un segnale di convivenza e di pacifica relazione. È un documento, tra l'altro, che si occupa del futuro delle persone, innanzitutto, perché dobbiamo sempre pensare che quello che si attua sul territorio non ha una ricaduta, almeno questa è la mia visione umanistica, non ha una ricaduta prettamente materica, ma ciò che si fa di bello, di buono, di qualità deve aiutare le persone a migliorarsi e a crescere. Quindi se vogliamo, un concetto di speranza che è contenuto in una prospettiva di trasformazione, di mutazione della società. È ovvio ed è chiaro che in questo momento così complicato e così difficile per qualcuno che diciamo, è a pochi chilometri da noi, io voglio dedicare tutti questi pensieri positivi a persone che quotidianamente stanno, diciamo, subendo un'aggressione e che in qualche misura stanno mettendo a repentaglio la propria vita per difendere i propri diritti e la propria esistenza. Mi prendo questa libertà di pochi minuti per uscire fuori tema. Proprio per testimoniare e per combattere anche la propria impotenza, perché io l'avverto tutta e diciamo, penso come voi, cerco almeno col pensiero di essere attivo e di sostenere
questa resistenza che, diciamo, servirebbe anche a noi per migliorare la nostra, diciamo, esistenza. Ritornando all'argomento, noi sostanzialmente stiamo parlando di la prima fase che prevede la legge regionale 21-2008, cioè la legge sulla rigenerazione urbana. In realtà non voglio ripetere la presentazione dell'altra volta, perché vorrei concludere il mio intervento in un quarto d'ora massimo, perché poi vorrei aprire il dibattito, altrimenti non avrebbe senso ripetere le stesse cose e nello stesso tempo togliervi la possibilità di essere attivi in quello che poi sarà il nostro ragionamento. Però in questa premessa voglio in qualche maniera dirvi in due parole che cos'è il DPRU. È uno strumento, un documento programmatico di rigenerazione urbana previsto dalla legge 21-2008 ed è propedeutico ai piani integrati di rigenerazione urbana, che in qualche maniera sono quei piani che in larga misura devono puntare alla qualificazione del sistema urbano, ma non solo e non tanto per avere una ricaduta dal punto di vista strutturale, qualitativo, architettonico, ma per migliorare soprattutto gli abitanti e con loro anche la loro capacità di benessere individuale, collettivo, e soprattutto, aggiungo io, un sistema urbano che deve consentire la produttività del sistema, della comunità. Perché diciamo, non vi è dubbio che un sistema qualificato ed efficiente rende il cittadino e la comunità più produttiva e nello stesso tempo più dinamica in quelle che sono le trasformazioni economiche. Su questo voglio essere abbastanza veloce, perché vorrei portarvi sulla sostanza delle analisi e sulle interpretazioni che poi sono state date nella proposta del DPRU. Intanto i riferimenti, ripeto, è la legge 21-2008 con le linee guida che sono state date nella determina dirigenziale regionale, la carta Audis della rigenerazione urbana. Il DPRU di Alberobello. Come obiettivi, innanzitutto voglio portarvi al marchio. Abbiamo voluto identificare questo procedimento, questo processo, con un marchio che in qualche maniera un logo distintivo che tenesse insieme in pochi segni diversi concetti. Il primo è la diversa scala su cui stiamo lavorando. Parliamo dall'edificio fino al quartiere, fino all'intera città. L'importanza del senso di comunità, quindi in questi piccoli trulletti uno sull'altro vediamo il senso di comunità, dal trullo più piccolo che può rappresentare un bambino fino al trullo grande che può rappresentare il nonno. Quindi tutti insieme si può e si deve viaggiare verso la trasformazione, verso la qualità, la mutazione. Non è possibile spacchettare la società e pensare in maniera tematica e differenziata. Questo non è mai accaduto nella storia della società. Forse probabilmente negli ultimi 30-40 anni ci siamo abituati all'idea della rottamazione antropologica, alla rottamazione sociale, che è un concetto assolutamente da rigettare. E poi l'aggregazione. Alberobello non è una città come la campagna della Murgia, che vede i trulli singolarmente aggregati, ma è una città costruita con morfotipi a trullo che stanno insieme, quindi quasi a rappresentare una particolare forma urbana che è unica e tipica di Alberobello e non c'è da nessun'altra parte. Quindi, diciamo, il trullo, anche la modularità di un trullo vicino all'altro, sta proprio a significare la tipicità di Alberobello. Quindi ci piaceva rappresentare questo processo attraverso un marchio, proprio per renderlo distintivo sull'intero processo. Quindi uscire da quello che è la freddezza del procedimento amministrativo ed entrare in quella che è invece un procedimento, un processo sociale che deve essere sostenuto nella partecipazione, così come stiamo facendo oggi. Questi sono tutti gli obiettivi generali di rigenerazione. I protagonisti sono il pubblico, il privato economico, il privato collettivo. Io qui sorvolo, perché sennò, così sulla, diciamo, l'inquadramento generale, non vi tedio, troverete tutto sul sito, quindi chi ha voglia, chi ha tempo, può trovare questo materiale tranquillamente depositato sul sito. Questo è l'inquadramento orografico, i vincoli che ci sono a livello territoriale, il sistema di relazioni che unisce Alberobello con gli altri comuni.
La rigenerazione però è un processo assolutamente comunale, quindi ci sono diverse scale, c'è l'area vasta così come c'è anche il sistema comunale, e qui ripartiamo con l'orografia, i vincoli, il sistema dei beni culturali, il sistema delle conoscenze ambientali, fino ad arrivare insomma a rappresentare tutto il territorio. Ma ripeto, questi sono i coni visuali del PPTR. Arriviamo all'urbano, l'urbano che vede una città con un nucleo centrale, i nuclei centrali che sono quelli più scuri, marrone scuro sono i Trulli, Aia Piccola, Rione Monti, l'altra zona di Trulli a nord, e poi tutto un sistema che man mano che va via, che avanza e che va verso l'esterno tende a disaggregarsi, e vedremo poi in seguito. Questo è il sistema della viabilità, percorsi matrice centrale che poi sono accompagnati da tutto un sistema di viabilità che va a costituire sia dei raccordi lineari ma anche dei raccordi anulari, fino ad arrivare a, noi ci siamo in qualche maniera soffermati sulla struttura urbana, cioè su come la struttura urbana si è costituita e si è aggregata, e anche perché ci interessava capire come il centro storico, quindi il sito, diciamo la zona Trulli, il sito della zona monumentale, si raccordasse con il resto, perché da subito la prima impressione che abbiamo avuto è che la zona Rione Monti e Rione Aia Piccola, quindi le zone monumentali, costituiscono, diciamo, sono caratterizzate da una frattura che li lega al resto della struttura, cioè non c'è una contestualizzazione del sito monumentale all'interno della città, e ci sono addirittura, c'è un margine, un retro abbastanza netto che segna il passaggio da una zona ad altissima qualità architettonica ad una zona a pessima qualità architettonica. Capite bene che un sistema di questo genere non può assolutamente essere, non può, come dire, tenere insieme un sistema urbano che per essere vissuto e percepito, diciamo, in qualità, deve necessariamente, diciamo, vivere anche di contesto qualificato. Abbiamo le caratteristiche sono, c'è una spina, una dorsale centrale di viabilità che va a unirsi a quella che esce fuori, quindi ci sono degli assi matrice che in qualche maniera sono gli assi che storicamente hanno segnato la città, l'hanno conformata. Abbiamo la tipica disgregazione, quindi quando si nota il sistema urbano tende ad allontanarsi dai centri più centrali, più compatti, più organizzati, anche se diciamo tipologicamente non proprio linearmente ordinati. Veniamo alla disgregazione della città che finisce nel nulla, quasi in maniera indefinita, e abbiamo anche una caratteristica delle incursioni di campagna che si insinuano nella città e costituiscono come dei fiordi che diciamo, portano della campagna all'interno della città. Una situazione abbastanza particolare, perché in genere il contatto campagna-città è molto netto, in questo caso invece abbiamo una campagna che non solo si allunga, ma addirittura abbiamo scoperto che continua come spazi residuali addirittura all'interno di corti, nei Trulli, dove ci sono le zone storiche, ci sono delle zone all'interno, intrappolate all'interno dell'abitato, che continuano ad avere caratteristiche di campagna, e in alcuni casi addirittura degli orti all'interno della città. Lo studio è stato fatto suddividendo la città in unità minime di analisi. Ogni unità minima di analisi è stata studiata sia per l'aspetto e il carico urbanistico e la distribuzione volumetrica, cioè volevamo capire la città dove era più densa e dove in qualche maniera aveva un carico urbanistico. Ma questo non ci bastava, perché il carico urbanistico non voleva necessariamente dire carico umano. Questo invece ci ha messo in relazione il numero delle persone residenti con le singole unità minime di analisi, cioè abbiamo capito dove le persone sono maggiormente concentrate, in quale unità minima di analisi, e soprattutto la relazione tra carico volumetrico e residenza ci ha consentito di studiare il rapporto con la presenza di il sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico, la viabilità, il sistema del patrimonio comunale,
quindi il demanio comunale, il sistema dei beni culturali di paesaggio di interesse storico-architettonico, il verde, cioè dove il verde è concentrato, differenziando il verde pubblico e il verde privato, e quindi cercando di capire che relazione c'è, cioè in quale unità minima, ogni unità minima di analisi ha un rapporto preciso tra abitanti, servizi, verde. Ovviamente non vi dico che sia i servizi che il verde sono assolutamente sottodimensionati per le disponibilità che la città dovrebbe avere ai sensi del decreto, ma al di là di un rapporto quantitativo, ciò che manca ad Alberobello è il rapporto qualitativo, cioè la città forse non è percepita abbastanza dall'interno, ha una, diciamo, un livello di qualità urbana, livello dello spazio pubblico, livello proprio di qualità dello spazio costruito privato molto molto basso rispetto ai livelli che dovrebbe avere per un sito UNESCO. Quindi, diciamo, tutta la rigenerazione urbana di Alberobello dovrebbe concentrarsi orientandosi da un lato ad assistere qualitativamente il residente che è, rimane il presidio principale della città in termini proprio di vitalità, e dall'altro però non trascurare l'effetto che una città trascurata viene portata all'esterno nel ricordo, nella narrazione, e quindi, diciamo, bisogna chiedersi se Alberobello può permettersi una cosa del genere o no. Chiaramente questo fa parte degli obiettivi del documento di rigenerazione urbana, che attraverso delle misure precise dovrà orientare la trasformazione e la mutazione. Qui abbiamo il sistema giuridico delle aree a servizio di PRG, quali sono state, innanzitutto dove sono. Successivamente abbiamo visto lo stato di attuazione, quindi quali sono state attuate e quali no. Il rosso indica l'assoluta inattuazione, quindi guardate quella massa arancione che sta sotto, sostanzialmente quella del verde del parco urbano, una zona altamente diciamo importante dal punto di vista paesaggistico, ma soprattutto per il rapporto che ha con la zona monumentale, che non ha visto assolutamente attuazione, così come anche ci sono tante altre aree, diciamo al contrario invece della città dei piani particolareggiati residenziali. Quindi la solita, diciamo, il solito risultato dove la città privata si realizza e la città pubblica no. Quindi il connubio città privata sì, città pubblica no, poi sconta l'inefficienza del sistema. Questi sono velocemente degli schemi che rappresentano in ogni unità, questa, diciamo, è la cosa che probabilmente per la tematica di oggi è la cosa più importante, in ogni UMA, in unità minima di analisi, sono state studiate le attività commerciali, attività alberghiere, ex alberghiere, attività di bar e ristoranti, attività terziarie e servizio alla persona, attività artigianali. Noi qui abbiamo fatto questa scelta, cioè individuare in ogni singola unità minima di analisi i numeri, cioè innanzitutto quanto per ogni categoria esiste nelle UMA. Capite bene che se avessimo fatto una scelta generale avremmo saputo in generale quante attività commerciali esistono, però non avremmo capito dove. Non avremmo capito dove ci sono gli alberghi e tutto il resto, ma questo non è tanto importante per l'aspetto singolo quanto per calcolare le relazioni, le interferenze tra le varie attività, perché ci sono delle compatibilità ma anche delle incompatibilità talvolta, e sapete bene che se noi vogliamo orientare la linea di rigenerazione su una certa matrice diciamo viaria, per esempio, la polifunzionalità è l'elemento trainante, perché non si è visto mai che una singola attività riesce a garantire la qualità urbana, tant'è che molti settori, per esempio, vivono in certe ore e immaginate i negozi, a una certa ora chiudono le saracinesche, spengono le luci e quella strada è diventata un mortorio. Quindi l'alternanza di attività garantisce, immaginate gli uffici che cosa possono determinare. Quindi questa visione disaggregata delle attività ci consente di capire la struttura urbana, l'armatura urbana di Alberobello, come funziona dal punto di vista produttivo. Questa invece rappresentano i vuoti urbani. Per vuoti urbani non si intendono i vuoti, cioè dove non c'è nulla, si intende l'area
attualmente non utilizzata o sottoutilizzata, che potrebbe avere una potenzialità dal punto di vista della rigenerazione. Quindi è in un ambito compatto come quello del centro storico, per esempio, guardate, al centro non ci sono aree libere, quindi questo significa che l'orientamento nella rigenerazione non può essere di tipo spaziale, cioè il livello di trasformabilità diventa bassissimo, invece bassissimo in certe direzioni ovviamente, nelle aree dove c'è più spazio la trasformabilità cambia proprio orientamento. Questo è il rapporto tra pieni e vuoti. Il verde indica che il rapporto tra pieno e vuoto è positivo, nel senso che dove è verde c'è più spazio a disposizione, dove c'è il rosso la densità invece diventa compatta e quindi gli spazi diminuiscono. Non è che questo sia un processo, un fenomeno negativo in sé, cioè dove non c'è spazio. Il problema è che il livello di trasformabilità dove non c'è spazio e soprattutto le tensioni sociali, produttive, gestionali, dove non c'è spazio aumentano. Quindi bisogna orientare la politica di governo del territorio in base proprio a queste logiche. Questa è una sintesi del quadro conoscitivo. Quindi abbiamo abbiamo suddiviso il sistema del centro storico e della viabilità, abbiamo messo il carico urbanistico, i vuoti urbani, cioè qui vengono sintetizzati in genere il verde indica una positività e il rosso una negatività. Ovviamente per ogni tematismo c'è il colore che ci indica se stiamo messi bene o male. Insomma, questa riassume le carte che prima abbiamo visto e tira fuori una interpretazione. Questa, vabbè, è la zona di Coreggia che in qualche misura tiene insieme una zona sostanzialmente rurale, una zona che in qualche maniera è stata, su cui è stato steso un telo di PRG che è edificabile, una zona che sostanzialmente non si è mai attuata per difficoltà oggettivamente urbanistiche, una zona probabilmente dove è stata proprio sbagliata la previsione urbanistica e soprattutto una zona sbagliata nelle previsioni urbanistiche nel rapporto paesaggistico con la campagna circostante. Quindi qui c'è da fare una riflessione sullo sviluppo reale di questa contrada che può rappresentare un avamposto per Alberobello con una funzione specifica identitaria. Bisogna lavorarci un po' per capire Coreggia che cosa può rappresentare per Alberobello in termini anche di sviluppo futuro, di rappresentanza futura. Questi sono tutti i piani particoleggiati che non sono stati attuati, questi sono i servizi a Coreggia, qui ci sono una serie di indagini diciamo statistiche che ci dicono che la popolazione Alberobello purtroppo non è esente da questo trend negativo della popolazione che invecchia, non solo invecchia ma diciamo in qualche misura vede la popolazione logicamente dei più piccoli rastremarsi. Quindi immaginate previsioni di PRG fatte 20-30 anni fa dove si guardava a una società che cresceva. Cosa significa oggi nella zona servizi dove c'erano gli asili, le scuole? Adesso, diciamo, con questa logica della popolazione che invecchia, probabilmente bisognerà adeguare un po' di ragionamenti. Questa è un po' una rappresentazione della società, le donne vivono di più, tant'è che ci sono più vedove, e quindi nel momento in cui ci sono più vedove, ovviamente cambiano anche le prospettive. Questa è la distribuzione della popolazione da 0 a 18 anni, così come anche diciamo, l'andamento della popolazione con cittadinanza straniera è stata sempre in costante aumento, forse si è fermata negli ultimi anni, forse per il Covid, forse per tendenze di blocco legata sicuramente alla mobilità. Sostanzialmente dal punto di vista dell'industria gli addetti sono diminuiti. Ecco, proprio in questi anni, negli ultimi anni, si vede una diminuzione di circa 300-400 addetti. E poi questa è un'esamina importante dove la Regione ci dice che il paesaggio culturale e quindi il turismo culturale spende di più. Quindi significa che Alberobello si colloca
nelle zone dove diciamo un soggiorno turistico, il turista che vive quel soggiorno spende mediamente di più. Nel turismo culturale in Puglia Alberobello è al sesto posto dopo Lecce, quindi in una graduatoria diciamo di tutto rispetto considerando la dimensione di Alberobello e poi quello che Alberobello fa anche in termini di relazioni con l'area vasta. E poi c'è questa età dei turisti che ci dice che insomma c'è un riferimento preciso intorno ai 31 anni, 32 anni, quindi ci dicono anche su chi bisogna lavorare eventualmente per diciamo sensibilizzare e cercare, perché poi la domanda e l'offerta si devono incrociare su una combinazione abbastanza precisa. E poi alla domanda perché hai scelto la Puglia come destinazione, c'è il patrimonio culturale UNESCO come prima risposta. Quindi in Puglia noi abbiamo sostanzialmente tre siti UNESCO, Alberobello si candida, nello stesso tempo però molte volte assistiamo a una visita o dei turisti che sono molto fugaci e non vengono, alla fine io sono di Martina arrivano pochissimi turisti che passano da Alberobello, questo sta a significare, ma anche le campagne nostre non sono ben vissute, quindi significa che bisogna lavorare molto sulla qualità dell'offerta. Questi sono gli ambiti di trasformazione che in qualche misura ci siamo disegnati, ma adesso vi spiegherò perché. Sono 8 ambiti di trasformazione. L'obiettivo principale è intanto sull'ambito 1 cercare di dare un contesto di qualità e un contesto qualificato a quella che è la struttura urbana del sito UNESCO, quindi non è sufficiente valorizzare e curare in maniera ossessiva solo il sito UNESCO, bisogna preparare e adeguare tutto quello che circonda il sito UNESCO in maniera coerente, questo è il primo obiettivo. E poi ci sono delle aree diciamo che circondano Cuscinetto, che sono la 2 e la 3, che sono tra l'altro caratterizzate da una barriera naturale che è quella della ferrovia, che in qualche maniera crea un completo isolamento con l'altra area più a est che è quella 8, tant'è che quella 8 si è caratterizzata per essere un'area artigianale, commerciale, che addirittura oltre la statale 172 diventa ancora più indefinita e quindi poi va a scontrarsi quell'area con il confine del comune di Martina Franca. Quindi diciamo l'ambito 8 vive una vita tutta sua perché c'è una barriera straordinaria che è quella della ferrovia. Poi abbiamo gli ambiti più residenziali, quelli a nord, che in realtà sembra un unico ambito, è un unico ambito per la sua conformazione residenziale, però ci sono 3 nuclei al suo interno che hanno genesi diverse e che però ci denotano la tipica caratteristica di sacca urbana, dove c'è una strada che ne ha determinato la nascita e la crescita, però poi vanno indefinite a chiudersi verso la campagna in maniera informe. E poi ci sono gli altri ambiti. Il 4 è quello che ci rappresenta diciamo un'area fortemente strategica, innanzitutto perché diciamo è un'area di passaggio per arrivare al sito monumentale. All'interno di quel sito abbiamo anche un luogo di accoglienza, che è la zona del palasport, è la zona dei parcheggi, anche quella è una zona, se vogliamo, abbastanza impresentabile, così come è impresentabile anche tutto il percorso che porta alla zona Monti, tutta la parte sinistra, la stazione di servizio, edifici incompleti, insomma uno scenario che un sito UNESCO dovrebbe in qualche maniera tenere dentro con un rapporto di qualità. E poi abbiamo però la fortuna di avere tutta la zona 4, che è una zona sostanzialmente di campagna, caratterizzati da piccoli insediamenti rurali, molte volte anche tipicamente diciamo ispirati alle tipologie tipiche trulli e lamie, e poi abbiamo una zona fortemente coltivata che è quella della diciamo più a sud, uliveti, frutteti. Questa è un po' la strategia che
abbiamo in mente, e magari questa diventa oggetto di discussione. E, allora, innanzitutto c'è il cuore centrale che vede il sito UNESCO circondato da quella parte storica. La strategia vorrebbe innanzitutto, come vi dicevo nell'altra slide, cercare di contestualizzare questa zona, curarla e nello stesso tempo lavorare sulla zona di margine, perché lavorare sulla zona di margine di questa zona significa mettere in relazione funzionale, ma anche dal punto di vista percettivo, la zona centrale storica con quella immediatamente cuscinetto che poi porta alla città più periferica. I settori su cui lavorare diciamo sono diversi, e poi questi assi matrice, che in realtà sono gli assi storici viari, caratterizzarli con delle testate di servizio funzionali, cioè nel senso che dare a ogni quartiere una precisa identità, quindi sostanzialmente azionare una sorta di strategia tenaglia dove il centro storico ha il suo valore e diventa ancora più importante perché è circondato da una città servita con delle teste di ponte sugli assi matrice che in realtà si distinguono una dopo l'altra per funzioni particolari. Allora, innanzitutto, partendo dal basso, è la zona, rispettando anche quella che è la vocazione del PRG generale, che ci parlava di parco urbano in maniera molto generica, sarebbe interessante un parco urbano che tenesse dentro sia gli immobili a Trulli, il villaggio dei Trulli che adesso è di proprietà comunale e che mi pare alla ricerca di una funzione. Abbiamo tutte le aree circostanti che possono anche essere in qualche maniera zone di servizio sia per i residenti che diciamo nel centro storico abitano, ma può essere anche servizio alla residenza. Ma questo parco urbano attrezzato lo si è immaginati come un orto giardino, un sistema produttivo che può tenere, ad esempio, creare una relazione con i ristoranti del centro storico. Quindi immaginate cosa vuol dire portare un turista a mangiare della roba che automaticamente può essere vista, vissuta e diventa un'esperienza, può essere anche nei periodi migliori, essere addirittura a preparare dei ristoranti all'aperto e quindi godere da quel punto una visuale panoramica sulla zona monumentale che adesso è completamente sottovalutata. Cioè, chi vive di quella prospettiva sono quelle poche persone che vivono in quella zona, ma non è difficile che un visitatore capiti a osservare Alberobello da quel cono visuale, da quella particolare prospettiva. È importante nella zona sud, dove si vede quell'asse che spacca l'area verde in due, cercare di qualificare quell'asse matrice, cercare di dargli una presentabilità, anche una percorribilità qualificata, perché non bisogna trascurare il fatto che di lì ci passa tantissima gente a piedi, che dal terminal, chiamiamolo terminal dove c'è il Palasport, ma anche se il terminal da PRG era previsto immediatamente a ridosso della strada, ma comunque lì tutta quella zona meriterebbe una grande progettazione che tiene insieme il parco attrezzato con tutte le sue funzioni, che può essere anche il parco della musica, nel senso che molte postazioni di questo tipo possono anche essere lì previste, con quell'incursione di campagna che alla fine stabilisce una relazione anche patto città-campagna nella zona sud. E poi tutto il rafforzamento intorno al Palasport, quindi al sistema dei parcheggi, cercare di incrementare il sistema dei servizi non solo alla residenza per quelli che ci abitano, ma anche servizi al turista che in quel punto arriva. L'altro punto molto critico è l'attraversamento della zona dell'ambito 8. Immaginate quante persone in pullman arrivano da nord, attraversano quella zona e fino a quando non arrivano in un certo punto non riescono nemmeno a immaginare e a capire che si trovano ad Alberobello, perché attraversare una zona industriale, una zona artigianale, tra l'altro tenuta anche da molti privati male, ci sono dei ruderi, c'è un edificio abbandonato ex artigianale, sulla destra la stazione di servizio, il campo sportivo, zone molto indefinite, credo che su quell'asse bisognerebbe
Immaginate cosa significherebbe un viale alberato in cui passano dei pullman, già cambierebbe dalla, diciamo, in maniera sostanziale. Però lì abbiamo individuato un'altra polarità che riguarderebbe l'aspetto sportivo, perché visto che c'è il campo sportivo, perché non potenziare lo sport in quella zona? Andando a destra, esattamente dove c'è la stazione, lì c'è un ambito dove c'è una particolare zona, quella vicino alla stazione, dove c'è un immobile abbandonato, dovrebbe essere un sito ex mulino, quindi un ex artigianale, un'area importantissima dal punto di vista strategico, un'area che tra l'altro da piano regolatore generale è prevista come zona edificabile. Un errore gravissimo sarebbe quella di edificarla senza creare una miscelanea di funzioni, prima di tutto perché stiamo vicinissimi al centro storico, siamo vicinissimi alla stazione, quindi sarebbe molto interessante tenere insieme stazione, piazza della stazione, tutta quell'area con funzioni che sono strettamente legate a cultura, servizi, residenziale, commerciale, e su questo si potrebbe ovviamente legare un parco sulla ferrovia verde che si collega all'altro parco lineare che raggiunge via Aldo Moro. Quindi tutta la ferrovia sarebbe costeggiata da un parco che potrebbe avere funzioni ludico, sportive, ma soprattutto anche per creare un fondale alla città, esattamente come quello che avete a nord. L'altra zona a nord invece ci sono delle zone, delle sacche residenziali che sarebbe importante valorizzare con delle funzioni precise. Il pensiero è quello, da un lato, di creare un'area mercatale e fieristica dove può girare intorno un insediamento di co-housing, una casa di comunità, quindi creare, arricchire la struttura urbana con una serie di servizi che tra l'altro nell'area questa zona a nord potrebbe anche essere messa in collegamento con il sistema delle masserie che sono ad Alberobello nella parte nord, e quindi creare un punto produttivo di vendita, promozione di prodotti che in qualche maniera rendono Alberobello anche, collegano Alberobello al sistema produttivo della Campania. Ovviamente dico le masserie di Alberobello, ma potrebbero essere masserie del territorio in generale, cioè portare come era una volta il mercato coperto in città e ritornare al chilometro zero, cioè al consumo dei prodotti tipici. Questo significherebbe anche allungarsi nella zona centrale e avvicinare chi arriva dal Alberobello anche a curiosare su quella che è una particolare mostra, una particolare fiera su un prodotto, o addirittura rendere un mercato stabile per la vendita dei prodotti. Cosa invece diversa un po' più a sinistra, dove si è pensato a un luogo della cultura, quindi arricchire il tessuto urbano con auditorium, teatro, servizi alla residenza, ovviamente parcheggi, verde, cioè cercare attraverso le funzioni di dare un disegno alla città e di inserire un livello di qualità dello spazio pubblico centrale che arricchisca tutto il tessuto circostante. Infine, nella parte a sinistra, una testata, l'altro asse importante che attraversa tutto, che va dalla stazione, attraversa, poi diventa via Trieste e Trento, e poi in fondo si orienta verso la direttrice, via Noci. Anche lì una testata che possa essere biblioteca, ludoteca, discoteca intendendola proprio come non un luogo di ballo, ma un luogo, ad esempio Alberobello c'è la tradizione dell'archivio fotografico, cioè un luogo che possa mettere in movimento anche il sistema di relazioni tra siti UNESCO. Cioè io ho sempre sostenuto e credo che così come in Puglia ci debba essere un sistema che lega le aree protette, potrebbe essere interessante legare i siti UNESCO in Puglia per cercare di rendere questo sistema più forte e anche più produttivo dal punto di vista intermedio, cioè cosa succede, e quindi portare ad Alberobello Castel del Monte, a Castel del Monte portare Alberobello, cioè c'è anche il sito UNESCO di Matera vicino, e quindi tutto sommato riuscire a fare cultura del territorio anche attraverso
la virtualità, cioè non è detto che, insomma, che dobbiamo essere connessi fisicamente, molte volte si può anche essere connessi, diciamo, idealmente. Detto questo, tutta questa strategia cosa mira? Innanzitutto a tenere, a rivitalizzare il centro, la parte centrale e a renderla più accogliente e interessante. Abbiamo pensato anche delle misure, degli obiettivi che tendono anche a decongestionare le parti più, diciamo, le classiche superfettazioni edilizie urbanistiche vicino, non nell'area, diciamo, zona monumentale, ma a ridosso delle zone monumentali. Ci sono degli edifici che magari ho realizzati negli anni 50, 60, non hanno grandi, diciamo, prestazioni architettoniche. Se si riuscisse a spostare quelle volumetrie, a rendere, dare più spazio, più qualità allo spazio pubblico intorno alla zona monumentale, non sarebbe male. Palazzo Nibbio. L'altra cosa importante è la valorizzazione del sistema del verde urbano. Il per verde urbano non si intende solo il verde pubblico, ma anche il verde privato che, ripeto, per esempio quello delle corti all'interno dei trulli, potrebbe rappresentare una caratteristica molto tipica, cioè non è facile trovare città dove all'interno ci siano pezzi di campagna intrappolata. Adesso vengono vissute un po' come luoghi della vergogna, luoghi chiusi dove sono dei ripostigli oppure delle, cioè, ma io ho visto dall'alto che ci sono delle vere e proprie, molte volte, alberi da frutta, c'è chi ha le galline, insomma, aprire, siccome le strade sono molto piccole e strette, aprire questi cortili, farle, come a Martino le chiamano, le inchiostre, no? Farle diventare delle inchiostre di terra, quindi di campagna, può essere un'idea interessante per valorizzare dei tratti viari che oggi sono abbastanza stretti e, diciamo, poco interessanti. Con il sistema del verde agricolo in città può diventare un fatto più importante. E poi questo fatto del verde che entra in città, questi li ho chiamati questi fiordi urbani, questi fiordi agricoli urbani, se si riuscisse con un sistema di marketing, un sistema coordinato, quindi marchiare, per esempio ci sono molti uliveti, oppure fare, diciamo, rendere la produzione ortiva a sistema, Alberobello potrebbe, come dire, sperimentare la vivacità del rapporto tra ciò che si produce e ciò che si consuma all'interno della città. L'altro tema fondamentale è la questione dell'energia. Noi non possiamo più pensare di, come dire, collegarci a una presa e tirar fuori tutta l'energia. Con i costi dell'energia oggi ci dobbiamo porre il problema di come affrontare l'autonomia. Quindi abbiamo, chiaramente gli impianti a terra ad Alberobello sarebbero un problema, però abbiamo una zona artigianale industriale, quella a ovest, che è assolutamente idonea e ricettiva ad assorbire qualsiasi tipo di progressione da questo punto di vista. Abbiamo le scuole, che sono un altro elemento che può essere, diciamo, utilizzato. Dobbiamo pensare a queste nuove polarità che nello svilupparsi devono nascere già autonome e indipendenti dal punto di vista energetico, quindi sostanzialmente non un polo energetico singolo e isolato, ma una marea di poli energetici più piccoli che in qualche maniera ci aiutano a gestire il livello di produzione nello stesso di consumo della città. Questo è un fatto fondamentale, così come anche la reggimentazione delle acque e la raccolta delle acque. Stiamo andando incontro anche, secondo me ci arriveremo fra qualche anno, alla crisi della, diciamo, idrica, ma anche come concetto culturale. Dobbiamo ritornare ai tempi in cui i nostri nonni erano contenti quando pioveva. Adesso un giorno di pioggia è vissuto come un giorno triste. Una volta il giorno di pioggia era vissuto invece con empatia, perché rappresentava la rigenerazione. Ecco, il concetto di rigenerazione, più che all'acqua, non lo possiamo collegare, cioè prima dell'acqua non c'è niente. Innanzitutto c'è la questione dell'acqua e quindi la questione dei pozzi urbani, tutto un lavoro, diciamo, minuzioso che nelle linee guida che il documento dovrebbe dare alla progettazione. Bisogna fissare dei paletti fondamentali, che sono quelli del rispetto di questi principi basilari,
non è sufficiente fare opere pubbliche, bisogna stabilire, disciplinare come si interviene, come si fa un'opera pubblica, perché non è possibile vedere strade a destra con un marciapiede, a sinistra con un altro, un lampione a destra di una marca e a sinistra di un altro stile. Cioè bisogna anche l'illuminazione è fondamentale. Noi oggi affidiamo a, un po' come le potature degli alberi, affidiamo a delle imprese che fanno le potature o illuminano come gli pare, nessuno si pone il problema che la percezione visiva dell'illuminazione condiziona il benessere individuale e collettivo. Cioè nel senso che di sera ci sono delle zone che illuminate in una maniera danno un effetto scenico, tant'è che Alberobello, quando si è inventato l'idea di illuminare i trulli, lo fate a Natale, mi pare, tutti colorati, no? Quelle sono suggestioni. Allora, se quello stesso concetto, quella stessa attenzione fosse data tutto l'anno in tutta la città, probabilmente le questioni cambierebbero. Quindi, diciamo, c'è da fare attenzione, c'è da quasi, è come se qui ci trovassimo di fronte a una sceneggiatura, c'è bisogno di una regia per cercare di tenere le cose insieme. Non è possibile mettere tanti progetti insieme e aspettarsi che le cose funzionino. Le cose insieme si possono mettere, si devono mettere, ma in, diciamo, coordinandole e gestendole nella loro complessità con strategia. Questa è la frase che ho concluso anche l'altra volta: una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall'ampiezza della sua visione e dall'altezza dei suoi sogni. Questa è una frase che mi piace molto e ve l'ho riproposta. Io spero di essere stato veloce, non avervi annoiato, proprio per adesso aprire una discussione tra di noi. Grazie. Grazie architetto. Si capisce la passione e anche l'amore per il lavoro che caratterizza da sempre Giancarlo, e quindi lui fa le cose con un veramente buttandoci dentro, tuffandosi in quello che è, diciamo, l'impegno. Quindi gli spunti sono tantissimi. Noi queste cose con gli amici consiglieri abbiamo sovente affrontati in consiglio comunale, ma adesso la parola va a chi opera, a chi può dare un contributo per la sua visione di rappresentante, in questo caso degli albergatori, c'è anche un ristoratore, ci sono persone che possono dare il loro contributo e a loro passiamo la parola. Io comincerei da Francesco. Te lo impongo. Ma innanzitutto io... trovo questi temi veramente molto, molto interessanti, molto belli. Uno, perché ti consentono di vedere un po' la situazione, lo stato dell'arte, che a volte ci sfugge, pur conoscendo la città, e dall'altro poi, con l'aiuto dei professionisti, anche soprattutto se sono esterni, no? Che vengono con un occhio un po' più critico e un po' più disinteressato per certi versi, se non nelle proposte. Ovviamente questa è una proposta che secondo me un'amministrazione dovrebbe fare all'inizio del proprio percorso, perché poi gli consente di essere coerente, diciamo. Però voglio dire, non va bene, perché comunque siamo in una fase di comunque ricambio, no? Quindi questo, come mi diceva ieri Piero, sarà in qualche modo un'opportunità che si può raccogliere da chiunque, diciamo, farà questo. Io però penso che non so se volutamente manca la zona del Bosco Selva e la zona della Coreggia come proposta, perché queste otto aree si concentrano sulla cinta urbana, perché credo che siano due aree che, tra l'altro, connettendole meglio al centro del paese, diciamo ad Alberobello, possono in qualche modo dare un aiuto strategico. Se immaginiamo anche la qualità della strada che collega poi il Bosco Selva e la Coreggia, che secondo me ha una qualità della campagna anche in termini proprio di visuale, se io immagino il canale di Pirro, di una bellezza incredibile. Cioè possiamo
noi come cittadini, ma tutti quelli che poi vengono a visitarci, possono avere proprio un esempio di muretti a secco, di spazi coltivati, spazi liberi e così via, alberi di una importanza anche storica, non solo l'ulivo che si trova, poi anche la collina. Quindi penso che questi siano anche spunti che dobbiamo prendere, proprio perché in una realtà dimensionale, così piccola, se noi riusciamo a portare tutti quegli ospiti che abbiamo a sfruttare meglio il territorio, quindi a distribuirsi, probabilmente avremo quel carico più, diciamo, che ci sarà sempre sul centro, ma che inevitabilmente lo va a compromettere molte volte in termini qualitativi. Io credo anche che gli spazi non organizzati hanno un loro valore, cioè nel senso che non dobbiamo immaginare che tutta quella parte verde del disegno noi lo dobbiamo per forza andare a compromettere. Magari possiamo recuperare un percorso, possiamo recuperare i terrazzamenti. Sono convinto che Via Indipendenza, ad esempio, deve avere un ragionamento che in parte c'è nel vecchio progetto. Il parco urbano era, secondo me, lo dico sempre, un'intuizione che c'era stato negli anni '80, quando invece si pensava più a costruire che a lasciare spazi verdi, e penso anche che l'ingresso del paese più importante, che è quello poi di Putignano e di Monopoli, è lì un ragionamento bisogna anche farlo, perché è un punto, non sembra albero bello, e ve lo dico che molti arrivano e dicono: pensavamo di esserci sbagliati. Poi voglio dire, noi abbiamo poi tra l'altro quel bellissimo edificio che è il nostro cimitero, comunque quell'ingresso che sembra importante, però poi appena lo superi ti trovi in questa cosa. Tra l'altro anche la questione del mulino, che è un altro tema che andrà affrontato, e sono contento che ci sia stato un ragionamento che voi avete fatto in giunta, però mi auguro che questo ampliamento di cubature che sono state concesse abbiano tenuto dentro anche quei ragionamenti che faceva l'architetto, cioè è ora il momento della trattativa per dire a quella proprietà. Perché un sottopassaggio, per esempio, in quel punto che connette la parte bassa con la parte alta, che è veramente divisa, noi abbiamo solo quella strada, tra l'altro complessa, no? Cioè che non ha facilmente domani la possibilità di fare un ponte, un sottopassaggio, cioè voglio dire, immaginiamocelo, quello potrebbe essere uno snodo che almeno sull'aspetto pedonale e la gestione della stazione, perché con l'elettrificazione, con la possibilità di fare anche la velostazione, cioè la stazione con le biciclette, tutto qua, la velostazione, esatto, in qualche modo potrebbe diventare uno snodo importante. Poi alcune scelte l'amministrazione l'ha fatta, voglio dire, va bene il polo dello sport, però se noi vogliamo, io vivo là, sovraccaricare la zona del palazzetto dello sport, che però rimane nell'edificio nella sua funzione sportiva. Nel resto della cosa invece questo grande carico di migliaia, perché sono migliaia, con servizi sottodimensionati. Io mi auguro che nei progetti che ora sono stati approvati non ci sia solo la riqualificazione dell'immobile, ma anche la riqualificazione dei servizi. C'è anche una qualità ambientale che credo sia la qualità di chi ci vive in quei posti, perché il carico di migliaia di pullman che arrivano, e che voi lo sapete, è una cosa storica, no? Che un pullman che arriva e poi se ne deve andare e poi deve ritornare, se ne deve andare, è venuto 4 volte. Quindi immaginate chi abita lì. Va bene. Esatto, no, voglio dire, no, ma non voglio neanche ora entrare in questo, perché no, però voglio dire, sull'aspetto di questi ragionamenti, io mi dispiace che ci sono pochi cittadini, però io credo che sì, però dico, mettono in campo argomenti molto interessanti. Dopodiché, diciamo, anche sulla, ecco, questo non l'ho capito, quando si parlava di zona di mercato, per esempio c'è una zona che ho visto biblioteca, però poi lì c'è un edificio abbandonato che doveva essere un vecchio mercato. Lì però ormai credo sia stato scelto di fare il mercato settimanale. Quindi
voglio dire, quell'edificio si pensa di recuperarlo per esempio ancora come mercato? Perché questa idea del mercato delle produzioni, un po' come a Barcellona, soprattutto nel modello spagnolo-francese, dove sarebbe bello che chi produce trasforma e può offrire non tanto al turista ma soprattutto al cittadino, che, come devo dire, comunque oggi ha uno stile di vita diverso, perché magari in una settimana va più volte a comprare cibo dall'esterno, e quindi potremmo anche superare solo l'acquisto di pane o di focaccia, che va bene, però magari potremmo anche trovare qualcosa di più. Quindi, voglio dire, questo è nel sistema che allarga, porta un po' più di gente all'esterno, quindi la filtra e poi pian piano arriva verso il centro. E quindi questo, secondo me, è un ragionamento che va fatto come strategia del futuro. Poi tutti i temi dell'ambiente, tutti i temi dell'energia. Tra l'altro, ecco, l'altro spazio che secondo me andrebbe individuato è quello delle zone industriali che noi abbiamo, che sono comunque delle zone artigianali, diciamo, più che industriali. Non abbiamo industria pesante, però quella è una zona che ha difficoltà di collegamento, ad esempio. Allora, se noi vogliamo farli implementare, dobbiamo pure fare poi dei ragionamenti da questo punto di vista, perché se no, diciamo, e rimane in parte staccato. Quindi io, se posso consigliare nel ragionamento, penso che Correggia, ottimo i marciapiedi, sono contento del fatto che i colori devono essere almeno abbinati, però io credo che su Correggia bisogna fare un ragionamento più profondo, perché sono ormai quanti? 20 anni, 30 anni che da quando la Correggia ha perso quegli ospiti, no? Del fine settimana, il barese, il tarantino, che aveva o casa in proprietà o in fitto, portava economia e teneva anche il territorio con una qualità più alta. Poi penso che dobbiamo anche ragionare sul bosco selva, che è un valore aggiunto ambientale che, voglio dire, altri non hanno. E poi questo invece delle zone di insediamenti produttivi, perché in qualche modo, se lì vogliamo qualcosa in più, dobbiamo fare un ragionamento. E grazie dell'invito. Sì. Intanto dobbiamo tenere presente che la legge 21/2008 interviene unicamente nelle zone urbane, quindi diciamo, se noi parliamo di zona industriale, sulla zona industriale potremmo intervenire, ma non potremmo parlare per esempio del collegamento. Bosco Selva, per esempio, è una zona che non ha una destinazione diciamo urbana, ma una destinazione agricola. Quindi sarebbe un po' fuori luogo, anche perché questa rigenerazione urbana ci dice che potremmo utilizzare, nell'ottica del dimensionamento dei PIRU, nel 5% della zona agricola, che teoricamente poi può essere utilizzata solo per zone a servizio. Però no, ma su Correggia invece ci sarà uno specifico ambito di trasformazione che non è stato riportato, perché siamo lui prima diceva che abbiamo concluso, in realtà non abbiamo, questa è una bozza, dopodiché la conclusione avverrà dopo aver concluso il ciclo di partecipazione, dopo aver trovato l'incontro con le parti politiche, l'ufficio tecnico che darà il suo parere. Insomma, no, è un lavoro, non è un progetto di opera pubblica, ma è un processo che va affinato. Su Correggia va fatto un grande lavoro, non solo di riallineamento delle previsioni di piano. Questo innanzitutto non è un piano urbanistico generale, quindi non è che possiamo andare a sconvolgere le previsioni o addirittura aspirare a fare cose diverse da quel che il PRG vuole, anche perché ci metteremmo in un grosso conflitto urbanistico. Però il ruolo che Correggia deve avere in rapporto ad Alberobello è un tema aperto, perché oggi Correggia è una contrada di Alberobello senza un'identità precisa di funzione, cioè il turista probabilmente a Correggia non ci arriva. Quindi bisogna capire come rendere Correggia interessante innanzitutto per gli abitanti, perché questo è fondamentale. Seconda questione, nel rapporto tra nuovo edificato e campagna, perché questo è un tema fortissimo, cioè non si può pensare Correggia come una zona di espansione urbana,
bisogna stare molto attenti, perché l'equilibrio paesaggistico che regge Correggia, in quell'equilibrio tra albero, muretto e soprattutto tipologia del costruito è importantissimo, ma soprattutto una nobiltà di funzioni che tiene insieme la questione residenziale e produttiva insieme. E quindi diciamo su quello c'è un tema. E poi diciamo sulla zona industriale, se si vuole affrontare il tema, c'è la grande possibilità di rendere la zona industriale artigianale un polo, per esempio come un polo energetico lì sarebbe ideale, perché la produzione energetica che può avvenire in zona industriale non è certamente paragonabile a quella che può arrivare a livello urbano. E poi anche questa fissazione del rendere le zone artigianali e industriali chiuse a qualsiasi altra attività è una follia. Ci possono essere le zone, per esempio, altamente interessanti per l'aspetto ludico, sportivo, sociale, che possono... Cioè in zona industriale perché non fare per esempio un cinema all'aperto, un drive-in, non si può fare alla zona industriale? Se andiamo a fare applicare le norme, no, non si può fare. Però in un'ottica di progressione, anche l'isola ecologica per esempio, no? Il discorso delle acque, cioè perché in zona industriale no? Il tema della rigenerazione urbana è tutto aperto, quindi diciamo su quello si può aprire anche un altro ambito, una zona industriale che prevede l'innovazione tecnologica e la transizione ecologica anche beh, farla diventare come zona protagonista. Va bene, quindi uscire fuori tema e andare sull'urbanistica generale, ci cado anche io, perché non è facile rimanere nei margini della rigenerazione urbana. Per esempio io mi sarei chiesto se il recupero delle cubature di campagna è una rigenerazione urbana, se consideriamo una, infatti non lo è. Quindi si tratta di interventi specificatamente nei centri urbani, e in questo caso centro di Correggia e centro di Alberobello. Chiaramente questo però è uno studio che diventa preliminare a un eventuale nuovo PUG, perché conoscere tutte queste situazioni significa poi mettere a fuoco, diciamo, una prospettiva anche diversa e più larga. Quindi chiedo a chi vuole intervenire delle persone che sono qui stasera. Grazie. Buonasera a tutti. Io stasera sono qua, dovrei essere qua come commerciante, però purtroppo ho il ruolo di consiglio comunale, di consigliere comunale, quindi mi piacerebbe esprimere il mio parere. Io sono molto dispiaciuto solo perché una cosa buona, bella come questa è stata proposta molto tardi, anche perché non sono come Francesco, che insomma, candidandosi a sindaco c'ha tutta una visione. Io ho bisogno di studiare, quindi ho bisogno di tempo, quindi mi sarebbe piaciuto affrontare questo argomento anche come consigliere di opposizione, di maggioranza, ex, come volete, però con un tempo molto più lungo, e ragionarlo e vederlo, anche qualche altro provvedimento che state prendendo ultimamente. Mi piacerebbe che insomma, si fosse parlato prima, anche per dare il contributo, non solo di nieghi o solo contrarietà. Però questo tempo, e sembra, ve lo dico in modo spassionato, sembra come tutti stanno dicendo che in campagna elettorale un lavoro grosso si doveva fare prima. Io lo penso, però voglio dire, una cosa fatta come questa, anche perché noi lo sappiamo che ne abbiamo discusso molto tempo fa, e arrivare a un mese a me sembra anche molto dispersivo, perché ci vuole tempo, è una cosa buona, bella, però ci vuole tempo per immagazzinare tutti i risultati, dare anche il proprio contributo. Ne abbiamo sempre parlato, però purtroppo è un mio rammarico. Comunque, per esprimere un giudizio più tecnico, più qualificato, io ho bisogno di più tempo, quindi
Adesso vi ho espresso solo la mia opinione. Grazie. Grazie Giuseppe. Noi sappiamo di essere arrivati tardi a questo, però questo lavoro andava pure concluso e andava concluso perché c'è stato un incarico, perché non è che va lasciato a metà. E tu sai che è un, no, ma questo è il lavoro dell'architetto. Adesso c'è il lavoro della società, della politica, delle persone. No, ma questo ci fa capire, innanzitutto questo è il primo di una serie di incontri, quindi non è l'unico. Ci sarà anche quello aperto alla cittadinanza, ovviamente. Ed è logico che ci sarà anche il confronto tra di noi nelle sedi opportune. Però non politicizziamo troppo questa cosa, perché questo è un fatto, diciamo, che va al di là della politica. Cioè, avere un documento di rigenerazione urbana fatto da un professionista che conclude un suo lavoro, poi ascolta le critiche e poi apporta delle correzioni e lo consegna alla comunità anche, diciamo, ad aprile, ultimo mese utile, è comunque un lavoro portato a termine che ci sembra sarebbe un rammarico non portarlo a termine, diciamo. Io la vedo da quella, vedo il bicchiere mezzo pieno, tu lo vedi mezzo vuoto, però sta nel gioco delle parti, ovviamente. L'importante è discuterne in maniera costruttiva. Passo la parola a Palma, così interviene. Democratico. Architetto, lei ha parlato di orti urbani perché su orti urbani sul parco urbano, insomma. Ecco, poi ha fatto riferimento al giorno triste quando piove. Ecco, io vorrei trasmettere, diciamo, rendere partecipi tutti a una mia ultima esperienza, aver voluto fare un pozzo, la raccolta delle acque piovane. E tutte queste giornate tristi, che lei definisce triste, che noi definiamo tristi, è diventato un momento di gioia, perché il pozzo si riempie e sappiamo che per innaffiare il giardino non si spendono soldi, perché c'è la raccolta appunto delle acque piovane che non vanno disperse. Quindi adesso faccio riferimento a questa gioia che il privato può avere nel momento in cui si accorge di avere questa riserva di acqua, che è diventata veramente una riserva molto ma molto preziosa. Pensiamo a quello che è il nostro largo Martellotta. E con una grande quantità di acqua, dove ci sono appunto le nostre fogge e dove ci possono essere delle raccolte di acqua che possono servire appunto a quello che lei diceva degli orti urbani, dove sappiamo bene che il nostro territorio è privo di acqua. Anzi, bisogna innaffiare per poter fare degli orti, bisogna innaffiare. Invece noi purtroppo perdiamo tutte le acque piovane, sia della zona Monti che della zona dell'altra parte di Alberobello, che confluiscono appunto nel nostro canalone e si perdono tante. Quindi ecco, pensare a fare gli orti urbani benissimo, e pensare anche a questa raccolta di acqua, che sappiamo bene quanto è importante. Quindi ecco, questo pensare
a tutte le risorse che noi dobbiamo cercare, mentre finora abbiamo cercato, forse perché dovevamo, l'economia doveva funzionare in un certo modo, quindi togliamo i pozzi, togliamo tanto, basta, ecco, come diceva lei, basta accendere un interruttore, si accende la luce. Adesso dobbiamo veramente pensare cosa sta dietro a quell'interruttore, che non è sicuramente dell'energia che noi riusciamo a produrre da soli, ma che potremmo riuscire a produrre da soli. Quindi essere indipendenti, e l'abbiamo visto che cosa sta succedendo, appunto, lei faceva riferimento a questo periodo in cui rischiamo davvero di non avere il riscaldamento, e non è molto lontano questa cosa, e l'energia. Grazie a lei. Grazie Palma per il contributo. Ricordiamoci che i Trulli stessi con la cisterna avevano praticamente il criterio di conservazione dell'acqua come primo elemento di ma anche secondo me di obiettivo architettonico, cioè non era tanto l'architettura in sé ma quanto la funzione, questa forma del cono, la presenza di canalizzazioni all'interno delle murature. Quindi diciamo, c'è chi sostiene che proprio la cultura dell'acqua sia la cultura del Trullo, anche queste strade, no? Secondo le linee di massima pendenza, quindi c'è da dire questo. Io inviterei a un contributo Vito Antonio Ignisci, che è un professionista e poi è un rappresentante comunque, diciamo, della nostra contrada, della nostra Correggio, quindi potrebbe dare un apporto, diciamo, in questi termini, perché magari la visione di chi sta fuori al Barobello è diversa. Grazie capogruppo. Io innanzitutto volevo complimentarmi con l'architetto per il lavoro svolto, veramente molto ma molto minuzioso. Mi collego solamente alla questione Correggia, perché è quella che più, diciamo, vivo. È bellissimo aver visto tutte le aree di Alberobello, come sono state classificate, come sono urbanizzate, quali sono i servizi. Ho notato che in qualche zona, sarebbe la zona di Montegrappa, non ci sono attività commerciali, non ci sono, poche attività artigianali, c'era 0000 visto sulle tavole. Quindi è stato un lavoro veramente bellissimo. Collegandomi alla Correggia, sposo la tesi di sia la sua, anche quella di Francesco De Carlo, quando parla appunto di una riqualificazione. Io penso sulla Correggia, l'invito che vorrei fare a lei architetto è quello di pensare a una zona residenziale in Correggia, perché come ben ha detto, 40 anni di PRG, con la questione che sicuramente conosce benissimo, dei comparti e quindi di tutto quello che sta dietro a questa tipologia costruttiva che fu pensata negli anni 80, perché sicuramente in quel momento storico si pensava a una edificazione di quel tipo. Oggi di fatto è risultato un aborto, è risultato una grave sconfitta quel piano di costruzione. Tant'è vero che, a parte di un comparto che si è realizzato circa 20 anni fa, di fatto non nessuno più ha pensato di costruire. Correggia, che a mio avviso merita di una riqualificazione di tipo residenziale, dove andiamo sicuramente a valorizzare il territorio lasciando quella che è l'entità della proprietà di ogni singolo individuo, di ogni singolo cittadino. Proprio perché in Correggio noi abbiamo la cultura di avere il proprio orticello, come magari sta anche nei Trulli, nel retro del Trullo, il proprio albero di ulivo, il proprio muretto a secco.
che deve essere non solo conservato ma anche protetto, ritengo, perché è importante anche il muretto a secco, la viabilità. E quindi sicuramente il mio invito è quello di pensare a uno sviluppo, ripeto, di tipo residenziale, perché Correggia ha perso la residenzialità, in quanto, come diceva De Carlo, negli anni Ottanta Correggia era meta di tanti baresi, tanti cittadini che venivano a villeggiare in Correggia. Erano sì altri tempi, però oggi di fatto anche quei baresi che hanno acquistato degli immobili in Correggia li vogliono solamente vendere. Se giriamo le campagne, la campagna di Correggia, il centro urbano di Correggio, ci sono tante abitazioni acquistate negli anni Ottanta dai baresi in vendita, anche in stato, in pessimo stato edilizio, perché poi è così, quando un bene non si tutela, non si conserva, è così. Quindi pensare a una residenzialità della Correggio, secondo me, è il giusto compromesso anche per poter collegare in maniera definitiva e in maniera reale la Correggia ad Alberobello, perché può essere Correggia per Alberobello sicuramente può essere un modo non solo di aggregazione, ma proprio di utilizzare la Correggia per degli spazi della Correggia per Alberobello stesso, e quindi puoi maturare una serie di valutazioni. Condivido appieno anche il passaggio riguardo l'ingresso di Alberobello al turista, cioè il fatto che Alberobello non ha l'immagine entrando di un paese turistico, purtroppo. La colpa dobbiamo giustamente darla a sempre quel discorso che ho fatto prima, cioè a una tipologia di costruzione che negli anni Ottanta probabilmente accontentava un po' tutti. Quindi il mio invito, la mia preghiera è quella di pensare a questo tipo di indirizzo. Ecco, non so, deve parlare qualcun altro? Grazie. Voglio aggiungere una cosa, ritornando al discorso di Correggia. Intanto dobbiamo sempre tenere presente la portata di questo documento. Questo documento, per intervenire sui piani particolarizzati, non ha gli strumenti. Semmai può dare un indirizzo affinché i piani di integrati rigenerazione urbana possano rappresentare da un lato un collegamento con la legge, quindi con la, diciamo, con la rigenerazione urbana, dall'altro correggere quegli errori di piano regolatore generale, anche perché se io penso a Correggia e penso non solo all'aspetto residenziale e turistico, penso per esempio a Correggia, un luogo dove il benessere umano possa diventare diciamo un luogo, una possibilità, un'opportunità anche di lavoro. Cioè, guardate che oggi si parla molto di nutraceutica, di cura, di benessere della persona, cioè curare le persone con l'ambiente e con il cibo. Immaginate cosa significherebbe creare a Correggia una comunità, una casa di comunità dove persone anche che hanno problemi, che non sono di Alberobello ma vengono da fuori, vengono a curarsi lì semplicemente mangiando e stando, diciamo, godendosi l'ambiente. Quindi non solo questo aspetto ludico di guardare, di osservare il paesaggio, però non sapere chi siamo, cioè farlo diventare un luogo di terapia, ma un luogo di terapia che alla fine si porta dietro servizi, cultura, perché chi viene a curarsi non è che ha bisogno solo di mangiare o di dormire, ha bisogno di altro, quindi farla diventare una colonia della cura, quindi un modo diverso di fare turismo, un po' come quello delle terme, intendiamoci. Mentre diciamo che poi oggi avremo molto bisogno delle terme dello spirito, oltre che del corpo, perché ce ne stiamo andando tutti di testa. Quindi nei prossimi anni ci saranno molti problemi psicologici che dovranno ritrovare, cioè la campagna ci riporta un po' all'equilibrio. Il mare e la campagna sono gli unici luoghi
che riportano il ciclo delle stagioni, la lentezza, il cibo, il contatto con l'animaletto di campagna. Le relazioni cambiano in campagna, le tensioni diluiscono. Quindi perché non far diventare Coreggia un luogo di questo genere? Si faceva lo stesso ragionamento a Martina Franca su San Paolo. San Paolo sta a Martina come Coreggia sta Alberobello. È un luogo dove gli abitanti di San Paolo chiedono esattamente le stesse cose all'amministrazione comunale. Noi non siamo un pezzo di città dove fare i palazzi, noi vogliamo altro, vogliamo essere altro, e questo altro sicuramente, se ben interpretato, diventa un valore aggiunto non solo per Alberobello ma per un'intera comprensorio, perché poi Coreggia si relaziona anche con un sistema, diciamo, di altri comuni che magari è diverso da quello di Alberobello, perché Coreggia sta in una posizione che avrebbe un bacino di, diciamo, di riferimento anche diverso. Per cui su Alberobello, sicuramente su Coreggia, come indirizzo di rigenerazione sicuramente si può lavorare, però poi devono intervenire i PIRU, i piani integrati di rigenerazione urbana, che possono essere iniziativa pubblica, ma devono essere anche, possono essere anche di iniziativa privata, e quindi lì bisogna capire fino a che punto arriva la capacità di autoproporre delle cose. Perché oggi il problema non è ricevere solo dall'alto, ma proporre delle cose dal basso. Sicuramente nel documento ci metteremo degli agganci, poi bisognerà lavorare molto per cercare questi agganci, di farli diventare, diciamo, sostanza con strumenti urbanistici, e non certamente con un documento che, come sapete, passa una volta in consiglio comunale, viene approvato, punto. Mentre uno strumento urbanistico ha bisogno dell'adozione, il periodo di osservazioni, fino a quando arriviamo all'approvazione definitiva. Se in variante deve passare pure la Regione Puglia, quindi è una cosa molto complessa. Quindi, diciamo, concordo sull'idea che Coreggia, più che una zavorra per Alberobello, sia un'opportunità. Quindi su questo bisogna ragionare tanto. Semplice cittadino, amante di questa città, e questi argomenti sono molto interessanti. Architetto, ringrazio anche l'amministrazione, insomma, che ha dato seguito nel tempo alle sue proposte programmatiche. Ma al di là di questo, era il frutto di tutta una serie di dibattiti che anche a livello privato si fanno continuamente con i colleghi cittadini, i colleghi professionisti o anche nelle associazioni. Quello di stasera è una ghiottissima occasione per parlare di Alberobello. O siamo sotto campagna elettorale o fuori dalla campagna elettorale, per onestà intellettuale bisogna parlare di Alberobello, della nostra città. Il piano di rigenerazione, avevo preso anche io una scivolata psicologica all'inizio, pensavo un piano regolatore, invece non è un piano regolatore. Abbiamo assistito alla redazione del piano regolatore quando avevamo i calzoncini corti e ci abbiamo impiegato circa 20 anni. Fu approvato nel 78, adottato poi nell'80, poi con una variante immediatamente successiva nell'84, approvato nel 92, nel febbraio del 92. Dico queste cose non per sfoggio di carattere storico assolutamente, ma per spalmare anche il tempo che è passato da quando Alberobello vedeva i trulli come una vergogna di cui disfarsene e di cui trasformare in brecciolino, e ne hanno buttato a terra quasi 2000 di coni. Dall'altra parte poi abbiamo attraversato un altro momento, quello del riscatto, e abbiamo rivalorizzato le nostre origini, e poi forse oggi siamo, da una ventina d'anni a questa parte, in pieno stadio di orgoglio per i trulli di Alberobello, dei trulli di Alberobello, ma io credo dei trulli non di Alberobello, ma dei trulli come espressione di una civiltà contadina ormai scomparsa, svilita, ma che crediamo di riportare, se non in auge naturalmente, ma con nuove modalità, agriturismo, bed and breakfast, eccetera, eccetera, ma poi questo è un altro discorso. Per quanto riguarda il piano di rigenerazione, naturalmente è esistito sempre negli ultimi 40 anni un po' la cultura dello scarto, cioè quello di rovinare più che di costruire o di abbellire, un po' dovuta ad una certa non conoscenza delle radici, un po' per, naturalmente, per speculazioni di vario genere. E questo ci ha portato poi alcune mostruosità qui ad Alberobello. Ma entro nell'alveo del PRU,
cioè del piano di rigenerazione urbana, proprio per evitare di scantonare, di andare oltre questo tipo di discorso. Io credo che Alberobello sia un oggetto principale del dibattito politico, culturale ed amministrativo che deve esistere tra di noi. Noi non siamo una nazione, un paese di carattere industriale, il cui argomento sarebbe l'industria, ma è il turismo. Nella sua più vasta accezione, Francesco molto spesso interviene e quindi lo conosce bene, così anche i consiglieri comunali che da diversi anni stanno qui alimentando un dibattito politico veramente proficuo. Però dobbiamo tornare un attimino al tema, alla rigenerazione. Bene, noi abbiamo tanti momenti da rigenerare. Io ho firmato l'abbattimento e la diminuzione della cubatura del mulino Lipolis quando già si cominciava a parlare di rigenerazione, di qualificazione, pardon, del tessuto urbano di Alberobello. Si sono anche presentati dei progetti. Lei, per esempio, prima metteva in evidenza come la ferrovia rappresenta un muro, è un muro che crea un wall, proprio un taglio netto della città. E sarebbe opportuno, come suggeriva anche Francesco, di un eventuale sottopassaggio nella costruenda zona dietro il mulino Lipolis. Ma sarebbe anche opportuno intervenire dalla parte esterna della città, dalla parte di via Locorotondo, perché lì c'è un passaggio a livello pericolosissimo che potrebbe essere utilizzato per superare questo wall. Così come giù alla stazione, dalla parte dove diceva lei, dove c'è un hotel, un ospedale, una benzina, un distributore di carburante, là bisogna intervenire attraverso una complanazione di strade e compatibilmente con la presenza della ferrovia, perché lì si crea un collo di bottiglia terribile, terribile. Poi ci sono stati anche degli enti esterni come la Sud-Est che ha ridondato, ha aumentato la presenza di una utilizzazione, i pullman di cui parliamo sempre. Allora, è così come anche bisognerebbe, credo, allargare il ponte che è stato fatto da questa amministrazione dietro al Parco della Rimembranza, dove io credo che sia inidoneo dal punto di vista della larghezza. L'ANAS lì non ha saputo intervenire in maniera adeguata, occorreva forse un allargamento maggiore. Ma anche in prospettiva bisognerebbe intervenire sul passaggio a livello di Cielo-Cielo per renderlo più largo, perché anche nel passaggio del gas noi abbiamo avuto problemi. Quindi non è soltanto per la viabilità che la ferrovia rappresenta un taglio netto, ma è proprio un wall culturale, sociale. Bisognerebbe intervenire in quella maniera. Così come anche il parco urbano. Qui apriamo uno scenario gigantesco, non voglio soffermarmi poi tanto, non per altro, ma per tempo. Sarebbe opportuno, per esempio, come è intervenuto, pare, l'amministrazione con un parcheggio e con un piccolo collegamento nella zona Indipendenza attraverso la creazione di itinerari floristico che hanno comunque cominciato a valorizzare quella zona che comunque è stata sempre abbandonata. E fa bene lei a menzionare il parco urbano, perché il piano regolatore, o meglio i piani di attuazione degli architetti Radicchio, Ambrosi e l'altro adesso non mi ricordo il cognome, avevano pensato addirittura ad un eliporto, perché negli anni '80 cominciava anche a svilupparsi il turismo industriale degli imprenditori che si arricchivano e che venivano qui con i loro mezzi, tra l'altro gli elicotteri. Come? Io ricordo, perché lì c'è una pianura di 36.000 metri quadri e quindi era possibile tecnicamente fare l'eliporto. Ma comunque anche in materia di energia, non fosse altro che per la guerra è venuto fuori il problema dell'energia, ma gli esperti o gli addetti al lavoro sanno quanto è importante la risorsa energia. E si prevedeva anche sul
sul terminal turistico, forse qualcuno se lo ricorda, era previsto anche un pannello lungo 200 metri, alto circa 12, per favorire, Francesco aiutami, per favorire il riscaldamento dei trulli attraverso l'incorporazione di questa energia. Chiaramente all'epoca io con altri abbiamo contestato questo intervento così invasivo, anche se all'epoca era visto come un grande momento industriale. Però la prospettiva e i tempi ci hanno dato ragione. Ci sarebbe stato un impatto visivo terribile sotto l'Aia Piccola, questo muraglione di pannelli solari. Non era possibile, così anche, non mi dilungo, c'era anche l'ipotesi di un anfiteatro greco-romano che qui non ha nessun fondamento culturale e fu contestato anche questo. Così anche un ponte dall'Aia Piccola su Monte Olimpo con un ascensore panoramico di 20 metri. Quello fu un primo atto di non rigenerazione, non si voleva. Le forze politiche di allora riuscirono a non fare queste cose, non si fecero, però tornano i temi, appunto quello dell'energia. Ben venga la sua idea appunto di valorizzare questo tipo di discorso. Così anche gli orti. Bisognerebbe con gli orti fare una valorizzazione itinerante di carattere culturale, cioè trovare il boccale della cisterna che è antistante il trullo, trovare la piccola, in dialetto si dice paddetta, in italiano si dice il piccolo deposito di paglia, la piccola corte per gli animali bassi come il coniglio, la gallina e la pecora eventualmente, sarebbe una bella cosa, ottimo. Così anche la valorizzazione delle fogge giù alla foggia, sarebbe opportuno farle visitare dai trulli come ulteriore attrattore turistico. Ma non vado oltre perché andremo molto avanti nelle cose, tenendo conto che nel 1854 noi avevamo un piano di allineamento delle abitazioni, non lo dico io, lo dite voi tecnici, quindi sostanzialmente avevamo soltanto un modo per allineare gli edifici. La parte superiore del rione Monti è più squadrato proprio per questo motivo, mentre la parte inferiore fino a Monte Pasubio, Monte Duca d'Aosta, invece le strade sono tortuose proprio perché non rispondevano a questa legge di allineamento urbanistico. Ci sono voluti tanti anni, forse 100 anni, per arrivare dopo l'editto del 2010 della tutela dei trulli di Alberobello con Umberto I, principe d'Italia, e siamo arrivati poi ai primi progetti di Quarone, cioè un architetto nostro locale che in seguito all'architetto Curri aveva elaborato una distribuzione un po' più razionale del traffico, o meglio, del tessuto urbanistico alberobellese. Poi abbiamo elaborato il piano regolatore negli anni 60-70 ed è stata la grande novità quella della circonvallazione, che ha allargato le maglie del tessuto, nonostante che all'epoca le forze politiche di allora erano prese in giro perché pensavano i cittadini o alcune forze politiche antagoniste che non sarebbe stato necessario fare quella strada con un taglio netto nella zona appunto che partiva dal cimitero, perfetto cimitero, fino a Monte Olimpo, parte posteriore, parco urbano, zona Monti posteriore, fino alla strada di Via Noci, dove c'è un moncone architetto gigantesco che prevedeva l'ulteriore anello di congiunzione con la via di Putignano,
andando oltre l'attuale insediamento di Contrada Pudicino e tagliando Paparale, Cielo Cielo e Barsento, per congiungere a livello di un ristorante che noi abbiamo, la Nicchia sostanzialmente, dietro al Via Putignano. Ora sarebbe anche opportuno, credo, lo dico come suggerimento al capogruppo Carucci, ma all'amministrazione, ma soprattutto l'intervento tecnico, di effettuare anche un piano di rigenerazione urbanistica alla luce anche di un discorso un po' più largo. Cioè noi abbiamo la zona turistica fortemente appesantita, anche i manufatti, i trulli, valgono di più perché c'è un motivo ben preciso. Se invece noi dovessimo allargare le maglie, e non lo possiamo fare se non in una sola direzione, quella di Vaccari, allora io credo che sarebbe più razionale il piano di rigenerazione e di qualificazione della zona urbana, in quanto anche i parcheggi, invece di caricarli su una zona che tra l'altro è tamponato dal territorio di Martina, possiamo invece allargare verso la zona diversa, favorendo l'insediamento di attività economiche, bed and breakfast, agriturismo, qualcuno anche qualche pensioncina fino a 21 posti, vero Francesco? O 21 camere, quello che è. 21 perché era la vecchia legge per poter, no? Mi pare, negli anni 60. Quindi sarebbe opportuno anche prevedere e sfruttare questo documento per allargare al Bosco Selva, anche se una zona, come diceva lei, in base a tutta una serie di parametri, il 5%, che però in prospettiva quella è una zona che potrebbe essere utilizzata per attività urbanistiche o cittadine, cioè una pista ciclabile o una pista per poter fare footing, che va a finire in un polmone verde dove c'è poi la rigenerazione della salute. Ma mi fermo qui, magari mi riservo in qualche altro momento. Grazie. Io direi che forse è giunto il momento di tirare delle conclusioni, quindi le faccio tirare prima all'architetto, ovviamente, così da una risposta tecnica e poi all'assessore. Intanto questa visione lineare, più che puntiforme, è importante, cioè cercare di allargare le maglie della struttura urbana, cioè renderla più attraente, non tanto concentrandosi sempre su dei punti, ma ad esempio quello dei percorsi tematici urbani è un tema molto importante. Questo anche perché per tirare dentro zone urbane completamente sottoutilizzate, non conosciute e che in qualche maniera possono diventare una differenziazione nel percorso urbano. Perché oggi chi viene ad Alberobello percorre Largo Martellotta, sale a destra, a sinistra, Rione Monti o Aia Piccola, difficilmente si avventura. È chiaro che se si passa su Via De Amicis c'è lì un tracollo dal punto di vista della percezione, perché Via De Amicis sembra di capitare in una zona veramente bombardata, cioè forse è improprio pure usare questo termine in questi periodi, ma insomma Via De Amicis da sempre è stata una strada che ha vissuto il proprio conflitto con il luogo circostante, quindi bisogna porsi il problema sì, cioè nel senso che un po' gli orti, quelli che diciamo sono intrappolati nelle abitazioni, un po' questi beni culturali diffusi che l'UNESCO o diciamo i vincoli della sovrintendenza ha elencato puntualmente, però non rientrano in un circuito tematico di interesse, perché poi il percorso matrice che unisce un punto a un altro può diventare di interesse per esempio all'imprenditoria privata, perché da solo il bene culturale non rappresenta nulla o quasi nulla se non è inserito in un circuito. Questo, allora, c'è un doppio livello, il livello dei circuiti urbani, e qui si innesta un po' il ragionamento che si faceva anche stamattina con chi è incaricato del PUMS, cioè non far diventare i due strumenti
conflittuali o addirittura uno insegue l'altro, ma farli diventare convergenti su una strategia complessiva. Quindi il tema della mobilità alberobello è un tema fondamentale, cioè una città così piccola deve porsi il problema di come rendere interessante camminare a piedi. Oggi il turismo pedonale è sviluppato in tutta Europa e non è solo un turismo di camminate lunghe, extraurbane, che potrebbero anche riguardare l'inserimento di Correggia, anche se qui abbiamo il problema che per andare a Correggia dal Alberobello bisogna passare nel territorio di Martina. Quindi se uno si ponesse il problema dell'asse che collega, dovete fare i conti con il sindaco di Martina che magari su quel tratto non investe nemmeno un euro del suo bilancio. E questo è un tema molto aperto, anche a ridosso del campo sportivo, così, cioè questa relazione così stretta tra due comuni, inesplorata completamente, perché tenete presente che in questo momento Martina sta facendo un piano urbanistico generale e una delle cose che gli è stata contestata è proprio questa, la mancanza di rapporto di area vasta. Cioè Martina sta facendo il proprio piano urbanistico generale, 300 km quadrati, non sentendo nessuno dei comuni vicini. Una cosa che contestata anche dal sottoscritto nel documento dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, che non ha trovato risposta. Ma oggi il tema aperto è come può Martina e Alberobello non relazionarsi in una prossimità così stretta, per esempio di confine, o addirittura una strada che per andare a Correggia passa da Martina Franca. Cioè bisogna ragionare, almeno dal punto di vista extraurbano, in maniera ampia. Quindi il tema dei piani urbanistici generali non è un tema che riguarda la città, ma è un tema che riguarda l'associazione di comuni, che se non la formalizziamo non è tanto importante, ma almeno nei risultati ci dobbiamo parlare. Così come anche c'è un doppio livello dei circuiti pedonali. Uno è quello urbano, che l'esplorazione dei paesaggi urbani è un tema tutto aperto, perché oggi osservare la città dall'interno è un fatto completamente utilizzato. Cioè nessuno pensa al fatto che camminando nella città ci sono dei paesaggi. Il paesaggio è visto più tradizionalmente come un paesaggio agrario, ma il paesaggio della città va studiato. I punti di osservazione della città esistono, però se in quel punto di osservazione l'ufficio tecnico rilascia una concessione, un permesso di costruire, l'ha rovinato. Quindi chi è che si pone il problema delle visuali paesaggistiche all'interno della città? Su questo c'è un grande lavoro da fare, ma soprattutto non tanto per vincolare, quanto per utilizzare il valore per rendere attraente quel pezzo di città e renderlo produttivo. Perché una delle fissazioni che ho è la produttività dei territori. Cioè un territorio, per essere ricco e bello, deve essere produttivo. Perché senza produttività, il problema è cosa facciamo? Viviamo di finanziamenti continui? L'ideale sarebbe produrre, spendere, investire e non aspettare che arrivi il finanziamento, anche perché i finanziamenti abbiamo visto che vengono molte volte non spesi, sprecati, e soprattutto con i finanziamenti si fanno le più grosse brutture certe volte. Quindi la responsabilità della spesa pubblica è un tema fondamentale oggi, l'etica della spesa, mentre il privato ancora culturalmente forse viene condizionato al negativo, però almeno si pone il problema del risultato, spesa e investimento, quindi risultato. In genere le pubbliche amministrazioni hanno questa sindrome, questa ansia da prestazione di prendere soldi, per fare cosa? Non abbiamo le idee chiare su cosa fare. Ecco, lo sforzo che si sta facendo qui, e vi posso assicurare che va ben oltre un documento di rigenerazione urbana, perché se vi fate un giro su internet sono dei documenti copia e incolla, un po' come i piani di sicurezza che si fanno sui cantieri, no? Dove sono dei copia e incolla, nessuno si pone tanti problemi. Invece credo che lo sforzo culturale di analizzare un sistema urbano in questa maniera voglia dire riflettere e soprattutto concepire per logica qual è la scala delle priorità, cosa in quella città è più importante e meno importante, cosa conviene sacrificare, perché poi c'è il gioco di ciò che è possibile fare, ciò che non è. Quindi capire cosa sacrificare in favore invece di cosa va salvaguardato, ma soprattutto in una logica di benessere collettivo, individuale, ma anche produttivo, perché noi oggi abbiamo la necessità di rendere produttiva la città, perché se non stiamo attenti, fra un po',
siccome i modelli di sviluppo stanno cambiando velocemente, ci troveremo in una crisi non solo energetica, ma anche sociale, culturale, imprenditoriale. Quindi allora bisogna essere abili a capire che cosa abbiamo e come renderlo produttivo, perché solo quello ci farà fare il salto poi della rigenerazione. Senza denaro, una cosa è certa, che la rigenerazione non si fa, e quindi si cade nel vortice della sopravvivenza, e questa è una brutta situazione. Per quanto riguarda invece la progressione, ribadisco che su Coreggia si farà una, così come sulla zona industriale si farà una focale, insomma si approfondirà lì, perché, e poi perché no, anche se siamo in zona agricola, una delle direttrici che in qualche maniera ragionino in maniera più ampia e che tengano insieme Bosco Selva, ma anche altre direttrici che possono addirittura essere importanti per il raggiungimento di altri luoghi che sono in altri comuni, anche questo per uscire dall'idea che noi siamo chiusi, concentrati sul sistema Alberobello, possiamo sicuramente dare un contributo affinché poi questo documento diventi Piru, ma possa diventare anche occasione culturale per Alberobello per riflettere e per rilanciare, o con uno strumento urbanistico o semplicemente con un disciplinare, per esempio, che riguardi i lavori pubblici, dove si dica a chi interviene ad Alberobello qual è il principio generale che deve regolamentare qualsiasi lavoro pubblico. E quindi non lasciare al dirigente ogni volta di fare il documento di indirizzo alla progettazione, che non viene fatto quasi mai, perché è un documento fondamentale, ma che pochi fanno. Invece in questa maniera un sito UNESCO si pone il problema della qualità, e quindi intendere il processo di rigenerazione urbana un processo culturale. Se siamo d'accordo su questo, credo che i presupposti da lasciare nel documento siano proprio quelli dell'approccio culturale alla qualità e non alla quantità, alle cose belle più che ai numeri, perché la quantistica dell'urbanistica degli ultimi 40 anni è stata un fallimento, così come è stato un fallimento anche quella della vincolistica. Quindi far comprendere anche che ci dobbiamo mettere d'accordo che il vincolo molte volte può diventare anche un'opportunità, però bisogna saperlo valorizzare. Grazie Gianluca. Sì. Capogruppo, io volevo chiedere innanzitutto a lei, quindi all'amministrazione, al vice sindaco e all'architetto Mastrolia, visto che avete intenzione di parlare anche alla frazione Coreggia di quello che è questo bellissimo documento, avendo anche una carica di segretario all'interno di una consulta cittadina della frazione Coreggia, volevo chiedere ufficialmente se è possibile che questo incontro venga fatto in Coreggia. Sì, va bene, lo facciamo uno dei prossimi previsti, lo facciamo in Coreggio. Passo per la chiusura all'assessore Ricci. Grazie, innanzitutto voglio ringraziare i presenti, ma soprattutto voglio ringraziare l'architetto, perché la tua passione con cui fai questo lavoro, con cui hai esposto questo lavoro, anche il tuo modo di esporlo, che lo fa capire anche a una persona che di urbanistica non è mastica, no? Non è, quindi tutto questo lavoro che è stato fatto negli anni, perché dobbiamo ricordare che l'incarico lo hai avuto nel 2018, non ci aspettavamo 2 anni di pandemia, hai lavorato tantissimo, meno male forse la pandemia, oggi il lavoro si inizia a concretizzare, questo ci fa piacere perché avevamo programmato questa attività già da tempo e oggi si iniziano a vedere i frutti. Quindi poi al di là se è prima delle votazioni, dopo della votazione, questo è uno strumento che si mette a disposizione della comunità, a disposizione di chi deve governare questa città, che poi è un concentrato è una fotografia fatta col drone. Ecco, io la vedo in questi termini.
Prima hai parlato anche di piano urbano della mobilità, qui abbiamo, non so se architetto o ingegnere, non voglio sbagliare perché poi voi vi litigate tra di voi, tra architetto e ingegnere, architetto, ecco, che l'ho fatta venire oggi proprio perché stiamo redigendo anche il piano urbanistico della mobilità che va ad integrarsi con questo piano. Oggi approfittiamo della presenza diciamo delle persone che sono venute a dare già i questionari, perché in quella fase di questo piano bisogna dare dei questionari, negli altri incontri daremo ancora i questionari, poi li dobbiamo raccogliere, poi spieghiamo un po' come deve avvenire, magari ti chiamo un attimo, perché portiamo a termine anche questo lavoro, che anche questo è iniziato un po' di tempo fa per via della pandemia e per tutto quello che non sto qui a diciamo a specificare, perché lo sappiamo, senza fare né polemiche né nulla, le polemiche sono sempre sterili se non sono costruttive, e quindi oggi portiamo diciamo iniziamo a portare a termine anche quell'altra programmazione che avevamo fatto, che Alberobello necessita di un piano di mobilità. Quindi voglio dire, vi ringrazio veramente per la passione con cui noi abbiamo presentato il piano per il tramite di Teletrullo, dove abbiamo parlato dei vari ambiti, quindi diciamo una parte di questo che abbiamo fatto oggi. Quindi veramente un lavoro eccezionale, è un lavoro che bisogna portare a termine, e quindi l'abbiamo programmato, faremo questi incontri e sicuramente andremo anche in Consiglio Comunale ad approvare questo documento. Che dire? Il mio auspicio è quello che venga anche, diciamo, per il tramite di Teletrullo, che ha ripreso questo incontro e anche i futuri, arrivi nelle case delle persone, perché possiamo avere dei contributi anche da chi magari non possono venire tutti in Consiglio Comunale, quindi delle persone che possono interagire con anche mediante il sito che è stato preparato, ecco, io lo voglio ricordare, che si chiama rigenerazionealberobello.it, .com, ecco, www.rigenerazioneurbanaalberobello.com, dove questi lavori sono già stati caricati. Ancora no? No, dico ma parte di questi, diciamo, di questi studi sono stati caricati, e poi il documento finale chiaramente sarà, però io credo che anche con il sito si possa interagire, ci sono delle schede, e quindi voglio dire è importante comunicare. No, aspetta, ti ripasso la parola così lo spieghi bene. E quindi voglio dire è un lavoro, voglio dire, che per il tramite del Teletrullo, per il tramite del sito si possa completare con la partecipazione quanto più ampia possibile da parte della cittadinanza. Io ti ringrazio ancora, invito l'architetto a stare a fianco a me, perché poi appena l'architetto Mastrovito specifica questa cosa, spieghiamo il questionario un attimo, magari lo faccio spiegare a te stesso, e quindi architetto, concludi tu, non io. Sì, il sito è attivo da gennaio 2021, sul sito, a parte che c'è, diciamo, tutto il percorso spiegato, perché ovviamente se si ha la curiosità di approfondire tutte le tematiche, il sito è l'occasione giusta, per lo strumento giusto per farlo. Ci sono riportate tre schede, di cui una è per i cittadini e altre due è per, diciamo, i ragazzi, sia di scuole che partono dalle scuole medie e vanno fino a 18 anni, per cui, diciamo, quelle schede possono essere compilate liberamente e trasferite di nuovo sul sito, caricate, per cui alla fine nel report finale terremo conto. È in programma anche il coinvolgimento delle scuole direttamente, cioè non aspettarsi i contributi così, se vengono, se no pazienza, anche perché, insomma, i processi di partecipazione passano innanzitutto al processo di informazione, dopodiché la partecipazione è un atto successivo. Noi andremo a scuola a spiegare
alle responsabili dirigenti quello che vogliamo fare. Consegneremo i questionari, perché per questioni di privacy, questioni di i minorenni non ci possono consegnare, non possiamo interferire direttamente con i minorenni. Quindi, anche perché siamo convinti che lì sta la società del futuro. Per cui parlare di qualità e di cultura, di un processo culturale all'interno della scuola, è un modo sicuramente efficace per avere un'ottica su Alberobello sicuramente diversa. Quindi questo discorso lo faremo sia direttamente attraverso le scuole, sul sito comunque un libero cittadino trova il questionario di propria competenza che potrà compilare in base a delle domande che gli sono state formulate. Dopodiché avremo modo, utilizzerò quell'occasione di Coreggia per fare la focale su Coreggia, perché credo che sia importante portare in quel luogo una riflessione specifica su quell'ambito, e quindi decideremo adesso come inserire quell'appuntamento tra quelli già programmati. Io vi ringrazio e passo la parola. Grazie Gianca. Allora, vi rubo un altro minuto. L'architetto Angela Deramo ha portato delle schede, perché lo studio dove lei lavora, la Labing di Loco Rotondo, ha predisposto delle schede che magari dobbiamo distribuire e ritirare quando? Pochi minuti. Sì, allora niente, io rappresento la Labing, che è la società di ingegneria incaricata della redazione del PUMS, e in questo momento sono in fase di redazione le linee di indirizzo, e sicuramente dovremo interfacciarci con l'architetto, perché è chiaro che i due piani devono parlarsi, altrimenti rischiamo di fare un lavoro sterile. Quindi, in questo momento per noi è importante ascoltare sia i cittadini che chi ha un ruolo, di rilevanza, come può essere il vostro, per individuare i punti su cui lavorare, perché chiaro che le intenzioni del comune sono quelle di spingere su una mobilità più sostenibile, puntare ovviamente sul turismo, che è il punto di forza di Alberobello, quindi verrà tutto studiato anche in funzione di questo, però è importante anche ascoltare i pareri di chi questa città la vive, in modo tale da mirare nella direzione giusta. Quindi nel vostro caso ci sono due tipologie di questionari: uno è quello per i cittadini, essendo voi anche cittadini oltre che commercianti o professionisti, quindi prima di tutto c'è un questionario per i cittadini, e poi ce n'è un altro che chiede proprio un'opinione. Quello per i cittadini è più legato a capire quali sono le abitudini degli spostamenti, questioni di vita quotidiana, mentre quello rivolto agli operatori economici è finalizzato proprio ad avere un parere, quindi ad ascoltare anche la vostra voce. Io posso lasciarveli e potete poi raccoglierli, o se preferite li compiliamo subito e li porto via io, come è meglio per voi. Grazie architetto, va bene, le distribuiamo e magari vediamo come. Sì, ma infatti possiamo distribuirli e poi magari anche nell'ambito delle associazioni, delle cose si possono anche nelle associazioni, anche in Coreggia e quant'altro. Grazie mille. Quindi ringraziamo tutti quanti ancora una volta per aver partecipato. L'appuntamento è di giovedì prossimo, mi pare, sempre alle 17, qui in sala consiliare, con un incontro con le professioni, quindi sarà un invito anche a Teletrullo a ritornare per trasmettere questi incontri. Grazie e buona serata.